Questa è quasiradio.it. Quasiradio.it. Buongiorno, sono Consuelo del ristorante La Caravella a Porto Azzurro. Porto Azzurro è una perla dell'isola d'Elba e dell'arcipelago toscano. Il mio è un ristorante storico. Lo ha fatto mio nonno nel 1949 e io sono la terza generazione. Porto avanti con una gioia infinita la tradizione di famiglia nel rispetto della nostra cucina classica e tradizionale. Mi piace molto la cucina elbana, gli aromi, i sapori della nostra isola, che deve essere sempre valutata e adorata perché il mare ce lo consente, la nostra è un'isola bellissima con spiagge splendide e quindi benvenga tutto quello che porta avanti la nostra storia. Nel mio ristorante troverete sempre un ottimo cacciucco, che è il piatto tradizionale toscano, che noi all'Elba abbiamo abbracciato con grande piacere, risotti di mare, spaghetti alle vongole veraci, calamari alla diavola, grigliate di pesce fresco che arriva la mattina con i nostri pescherecci. Siamo proprio di fronte al porto. Vediamo arrivare il peschereccio, andiamo a prendere il pesce. Non ci dobbiamo mai dimenticare che noi elbani siamo diventati ottimi produttori di vino. Quindi vermentini dell'Elba, Elba Bianco, Anzoniche e olio della nostra isola. Nelle mie tavole c'è sempre olio elbano e vino dell'Elba, perché così deve essere. Mio nonno mi diceva sempre, Consuelo, non t'allargare tanto, l'importante è fare quello che è nel nostro modo di fare, perché la nostra cucina è sempre un'ottima cucina, comunque vada, senza troppi orpelli, senza troppi pasticci, senza troppi ricami. Si deve vedere, il cliente deve vedere quello che mangia quando arrotola lo spaghetto, deve sentire l'aroma del mare, perché questa è gioia. Un buon piatto ti mette in pace con tutto. Per questo io vi ringrazio e vi invito nuovamente a prendere la nave a Piombino e sbarcare nella nostra isola con biciclette, con macchine, con moto, come volete. Noi siamo attrezzati per qualsiasi cosa. Venite all'isola d'Elba.